Prima di cominciare, ragazzi, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere futuri video. Inoltre, in descrizione troverete il link per il mio canale di Twitch e tutte le mie pagine social come Facebook e Instagram. Inoltre, troverete anche il link per aggiungere il gruppo di Telegram e il link per il sito di Instant Gaming dove acquistare giochi per PC e key per PlayStation, Xbox e Switch a prezzi veramente bassissimi. Mi raccomando, fateci un salto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della ranguidata su Bloodborne. Allora, ci eravamo lasciati qua davanti al guardiano che ci chiedeva la parola d'ordine. Adesso, quello che vogliamo fare è visitare un nuovo posto, un posto che sarà un po' pericoloso in realtà, perché è una zona abbastanza avanzata nel gioco, ma che possiamo raggiungere in anticipo. Se facciamo una determinata cosa, allora. In realtà possiamo anche livellare. Anzi, andiamo a livellare. La prima cosa perché ci serve troppo. Abbiamo 16.000 echi e per fare questa determinata cosa dovremmo morire. Quindi, inventario. Usiamo un marchio del cacciatore ardito. E togliamoci di qua. Livelliamo, portiamo avanti un po' sopra. Direi di potenziarci un po' l'ultimo punto alla vita. Mettiamo 30 e poi qualcosa alla resistenza. E poi cominciamo a aumentare anche un pochino l'attacco, ragazzi. Ok, eccoci nel sogno. Bentornati, Kick. Andremo oggi, Molto bene, mentre lasciami. livello, ve lo dico, nel carcere dell'Ipogeo. 30-21. Ok. Ora cominciano a chiederci un po' più di echi e livellare le Addio, armi. buon caccia. Che tu possa. Allora, non ci resta che tornare a Cathedral Ward e farci accoppare. Ci faremo accoppare perché se ci sconfiggerà uno di quegli omoni col sacco, ci porterà in un carcere, nel carcere dell'Ipogeo. Questa è una zona dove troveremo mostri e creature molto più forti di noi, leggermente più forti di noi, ma troveremo un bel po' di frammenti gemelli di pietra del sangue che ci serviranno per potenziare le armi. Troveremo un'arma molto importante, ovvero il Tonitrus, e potremo anche affrontare un boss, ma non lo faremo. Quindi, più che altro ci andiamo per prendere dei frammenti e l'arma. Allora, siamo qui a Cathedral Ward. E un'altra cosa molto importante, ragazzi, è non vendere l'abito di Gascogna. Questo perché ci servirà per un NPC che incontreremo là. Allora, la creatura dovrebbe essere qua, eccola. Facciamoci accoppare. Molto bene. Va, pensiamo a questo. Questo facciamolo fuori, va. Così, tanto per non rischiare. E lui ci dovrà uccidere, ragazzi. Tra l'altro lui ci ha fatto la prima volta che mi faccio prendere da questa presa. Eccoci qua. Questa presa fa molto male. Non mi ha mai preso in vita mia questa mossa. Non pensavo togliessi così tanto. Ok, anche io ho scoperto una cosa nuova. Questa presa è veramente dolorosissima. Però adesso succederà qualcosa. Mi parte di nuovo l'assistente. Siamo dentro il sacco. Eccoci qua. Allora, qui, come vi ho detto, troveremo un NPC che potremo mandare alla cappella di Oidon e tante altre piccole cosette. Allora, qui siamo nel carcere, ma diciamo questa è una cella un po' poco convenzionale in quanto la porta la possiamo aprire. Qui troveremo anche un po' di riferimenti futuri al gioco, come questa gabbia. Ha un'utilità questa gabbia e potremo anche indossarla in futuro, ma a noi ci servirà il giusto. Allora, passando qua, troviamo del sangue freddo denso.
I folli si affannano furtivamente in rituali per chiamare la luna. Scopri i loro segreti. E questo è uno dei... un oggetto abbastanza importante, ecco, per questi rituali, tra virgolette. Allora, scendendo qua... Sentiamo una donna piangere. Dobbiamo rassicurarla un pochino. Indossiamo il cappello, l'abito, i guanti li abbiamo già e i pantaloni di Gascogna. Perché Gascogna fa parte della chiesa e della cura. Il suo abito, appunto, nella rappresentazione. In questo modo potremo parlare con lei, che ha il nostro stesso abito, come vedete. Che lei ha questa sciarpa come noi. E lei ci ascolterà in questo modo. Altrimenti con abiti normali lei non ci darà attenzione. Almeno non più di tanto. I tuoi abiti. La chiesa della cura. Sei qui per salvarmi. Oh. Grazie, santa figura. Non ho parole per esprimere il mio sollievo. Ti prego, prendi almeno questo. Ci dà una conoscenza del folle. Sei sicuro utile a un membro della chiesa quale tu sei? Oh, grazie infinite, dei misericordiosi. Continuiamo a parlarci, grazie però. Grazie infinite. Un enorme bruto mi ha catturato per strada a Cathedral Board e mi ha rinchiuso qui. C'erano molte altre persone, ma sono state portate via. Ho sentito dei gemiti in lontananza, sin da allora. Quindi, questa è una notte di caccia. Allora le strade sono pericolose e tutte le porte saranno chiuse. Forse non dovrei chiedertelo, ma... conosci forse qualche luogo dove io possa rifugiarmi? Ok, parliamo della cappella di Oidon. Non mandiamola alla clinica. Oh, grazie infinite. Mi metterò in cammino il prima possibile. Prego per il successo della tua caccia. Buon cacciatore. Mi metterò in cammino. Prego per il... Ok. Lei l'abbiamo mandata in salvo. Controlliamo bene qua in giro che non ci siano oggetti che abbiamo lasciato. Succede sempre tutto, ragazzi. Anch'io a volte magari certi oggetti me li perdo per noncuranza, perché a volte non mi metto a guardare ogni angolino, in quanto... giocandolo più molto spesso, diciamo che più o meno ti ricordi gli oggetti chiave, tendi a evitare di raccogliere sempre, di guardare tutti gli angoli una volta che più o meno sai dove andare. Quindi questa è una cosa che però in questa run guidata devo assolutamente evitare di fare. Ok. Dobbiamo proseguire di qua. Sulla destra qua, in teoria, dovremo trovare una di quelle lucertoline. Stiamo attenti. Eccola. Dobbiamo prenderla. Colpiamola più forte che possiamo, senza farla scappare sopra. Perfetto, frammenti gemelli, che era proprio quello che volevamo. Controlliamo bene tutte quante le scale per evitare di perderci qualcosa. Ok, benissimo. Ora, ragazzi, qua... abbiamo una piccola imboscata. Vedete, qui c'è una strega. Affacciamoci un attimo. Andiamo subito avanti. Ci sono due streghette. Picchiamole forte. Raga. Come vi ho detto, questa è una zona avanzata, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ma questi non sono nemici molto temibili, in realtà. Non sono loro quelli che dobbiamo temere. State attenti, perché se vi affacciate alla porta senza correre, una di loro due vi farà una presa e vi toglierà molta vita. Comunque, ci annuncio dei ciottoli utili. Ora esploriamo bene queste celle, perché qui saranno pieni di nemici. Questi non sono morti, questi sono qua pronti a farci un'imboscata appena non ce lo aspettiamo. E come penso non ci attaccheranno mentre li colpiamo gli altri. Molto bene. Ora, no, in questa porta qua è pericolosissimo passarci, perché ci sono altri quegli uomini con il sacco. Qui abbiamo una porta che possiamo aprire dall'altro lato e lo faremo più tardi. Prendiamo questo... anzi, prima di prendere il drop, prendiamo l'oro.
Uno, due e tre. Ok, perfetto. Fiale, ce ne danno 6, molto buono. Un'altra fialetta. I proiettili, quindi qui possiamo ottenere delle buone risorse se sappiamo muoverci bene. Qua però è un po' problematica la situazione. Proseguendo qua in realtà non è che otteniamo grandi benefici. Rischiamo solamente di morire. E proseguendo qua raggiungeremo la zona del bosco, che però io non voglio assolutamente affrontare. Vi faccio un attimino vedere, sperando di non venire colpito malissimo. Ecco, qua è come raggiungeremo il boss. Non cadrò qua perché altrimenti non potrò più risalire, quindi è pericolosissimo. Evitiamo questo attacco. Andiamocene. Comunque, lì è dove affronteremo Parla, mi sembra si chiami il boss. È un boss elettrico, però al momento ci farebbe molto molto male, non siamo in condizioni di vincere. Ok, prendiamo queste altre scale e saliamo su. Allora, qua abbiamo dei nemici, altri nemici con il sacco. Allora, intanto saliamo su e accendiamo la lanterna, così possiamo ripartire da qua. Poi, qua abbiamo una porta che non possiamo aprire da questo lato. Ora, lì c'è un drop che io vorrei prendere, onestamente. Dobbiamo far allontanare questi due nemici da quel drop. Vediamo se ce la facciamo. Ok, li abbiamo aggrediti tutti e due. Poi tanto scapperemo, questi qui non li affronteremo mai insieme. Cioè, è un suicidio. Corriamo. Prendiamo la runa della luna. Occhio a questa vecchiaccia. Corriamo. Ok, lei ci inseguirà, quindi facciamola fuori. Anime gratis, non fanno mai schifo. Ci droppa anche dei ciottolini. Ora ragazzi, qua avremo a che fare con un maialino, quindi muoviamoci, andiamo subito dietro. Un bel radio caricato. Non mi ha fatto il visceral, sei un maledetto. Vabbè, comunque stiamoli sempre dietro, mi raccomando. Ok. Quanto sei rumoroso, caro. Ok, uno è andato. Ottimo. Ci dà anche un bel numero di echi del sangue, più due fialette che noi non rifiutiamo. Allora, io suggerirei di andare qua adesso, sulla destra, perché qua troveremo, dobbiamo stare attenti, però qua troveremo un uomo col sacco e due cani. Questi cani sono molto più forti del solito, quindi dobbiamo stare attenti e non dobbiamo sottovalutarli. Aggriamoli. Ok, dobbiamo farli fuori molto velocemente, ragazzi. Ottimo. E lui lo potremo skippare in realtà. Ma se siete degli impavidi, questo ci fa malissimo, ragazzi. È proprio una zona avanzatissima del gioco. Ok, ha fatto l'attacco in salto. Corriamo via. Quando fa l'attacco in salto è il momento migliore per scappare, perché l'attacco in salto suo ha un range molto molto grosso e fa molto male. Vi raggiungi se state per scappare. Allora, arrivati qua possiamo prendere questo drop. Sangue freddo frenetico. Prendiamo anche il drop qua dietro. Frammenti gemelli, utilissimi. E possiamo aprire la porta qua che ci fa da shortcut. Qua è dove eravamo prima. Molto bene. Allora, cerchiamo di evitare di affrontare ancora l'omone con il sacco. In realtà l'ho perso di vista, non so dove sia finito. Ah, eccolo là. Se ce lo facciamo bene, forse possiamo fargli anche un backstab. Ecco, come dovete vedere fa molto molto male, però noi ci rifugliamo di vita. Ok, mentre si ricarica possiamo fargli un altro backstab. Approfittatene sempre. Ok, perfetto. Così, un nemico in meno a giro, c'era due frammenti di pietra del sangue, non sono utilissimi al momento, però. Allora, quello che vogliamo fare adesso è, innanzitutto leggiamo questa nota. Guarda, un cielo da sangue smonto.
poi stiamo sempre qua in alto, perché qua possiamo aprire un altro, no, non è qua lo shortcut, pardon, è qua di lato. Corriamo qua. Tra l'altro qui ci dovrebbe essere, ecco la lucertola, maledetta. Questa è molto robusta, vedete. Questa ci darà dei frammenti gemelli. Ce ne dà ben tre, ragazzi. Non sono pochi, eh. Tutta roba gratis. E poi qui abbiamo lo shortcuttino. Olè. Che ci riporta la lanterna. Così, in caso morissimo, possiamo comunque passare da qua senza dover passare per i due giganti, la strega. Abbiamo un passaggio più sicuro. Ora, qua in alto abbiamo altri oggetti. Frammento, il sangue frenetico e basta. Ora, qua abbiamo un passaggio che ci porta a un ascensore che però adesso non possiamo utilizzare. Lo potremo utilizzare più avanti, però. È bloccato il marchingegno. Ah, il dispositivo non è utilizzabile al momento, è giusto. Non dice il marchingegno, non si muove. Un po' mi manca. Allora, qui sotto abbiamo un maledetto maiale. Che purtroppo non è facile sconfiggere, anche perché non possiamo fare un attacco in salto da qua al momento. Quindi. Però lo vogliamo far fuori. Con calma, però. Tanto lui di qui non esce, in teoria. Sta qui fermo. Il problema vero sono questi cagnacci, ragazzi. A me fanno molta paura. Vediamo. Io consiglio di scendere qua. Così ne abbiamo già grato uno. E siamo abbastanza lontani dagli altri due. L'abbiamo mancato miseramente, però uno l'abbiamo fatto fuori. Dobbiamo gestirci bene il lag, ragazzi, in questi momenti, perché non siamo in condizioni di poter fare grandi cose. Ne abbiamo aggrato un altro. Perfetto. Quando riuscite a colpire una volta, lo devastate. Ora qui ne abbiamo due. Per fortuna ne abbiamo aggrato uno solo. Ottimo. E adesso pensiamo all'altro. Qui, a occhio, perché mi arriva anche uno alle spalle che non avevo visto minimamente. Aia. Rifugliamoci, perché vogliamo essere full vita. Ora, una volta uccisi i cani possiamo pensare al maialino. Mi raccomando, non vogliamo che ci carichi, quindi corriamoli. Corriamoli incontro. R2 caricato, perfetto. Stava anche per avvelenarmi, mannaggia a lui. Ok. Molto bello che con questi nemici più grossi puoi, diciamo, timare bene l'R2 caricato e farli fuori lui, facendoli i backstab. Due fialette, perfetto. Abbiamo quasi finito tutto quello che dovevamo fare qua, ragazzi, eh. Abbiamo questo lato qua, e qua troveremo un'arma importante, ovvero il Tonitrus, oltre che un altro cagnaccio. I cagnacci sono molto nascosti, un po' si confondono anche con l'erba. Potete anche sparargli al cane mentre gli viene addosso e lo potete stordire. In questo modo potete fare degli attacchi molto più semplici. Allora, qua vorrei provare a aggredire solamente i cani. In realtà noi abbiamo dei ciottoli da poter sfruttare. Ora, è un po' pericoloso mettermi a guardare l'inventario con i nemici qui davanti, però potrebbe funzionare. Ok, ne abbiamo attirato uno. Non vogliamo andare troppo avanti, in realtà, perché altrimenti aggiriamo anche l'altro. Uno attirato. Ah, l'abbiamo mancato di poco. Accidenti. Preso. Molto bene.
Oh no, abbiamo aggredito anche lui. Facciamo in fretta. Ok. Lo possiamo affrontare a lui. Se mi prendeva con quell'attacco, quanto male mi faceva. R2 caricato. Perfetto. Non dovete avere paura di lui. Andandovi dietro lo potete veramente distruggere. Altri frammenti gemelli. Conviene farli fuori questi, perché a volte gli danno i frammenti gemelli e sono un boost in più. Qui abbiamo il Tonitus, un arma molto utile che io direi di potenziare. Adesso ci manca l'ultimo lato, ragazzi. E quest'ultimo lato sono drop con un'armatura, qualche nemichetto in più. Insomma, diciamo che devo terminare il lato che ho liberato prima dal maialino. Questa zona qua al momento è chiusa e si aprirà più avanti nel gioco. Vediamo se riesco a colpirlo. Ok, uno è andato. Con calma. Olè. Molto bene. Prendiamo le conoscenze del folle. Poi, qua non ricordo se c'è un drop. Sembrava di sì, ma a quanto pare ricordo. Eccolo, 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 eccolo. Del sangue freddo frenetico. E poi, ovviamente, qua l'elmo, l'abito, i guanti, i pantaloni neri di Yar-Argul. Yar-Argul, scusate. Molto bene, ragazzi. Con questo io direi che possiamo tornare al sogno del cacciatore, perché non abbiamo nient'altro da fare qua. Abbiamo skippato un po' di nemici, ma alcuni li abbiamo fatti fuori, sono molto soddisfatto. Non voglio rischiare di morire, perché 19.000 echi del sangue, insomma, non sono malaccio. E quindi, let's go, utilizziamo un altro marchio del cacciatore. Anzi, in realtà, possiamo utilizzare lo shortcut. Mettiamo lo shortcut, tranquillamente. Passiamo da qui e raggiungiamo la lanterna. E marchi del cacciatore non ne abbiamo tantissimi, non voglio sprecarli in questi casi. In questi casi, insomma, posso tranquillamente camminare. Lo so che voglio un po' tagliare il video e quant'altro, però in realtà facendo così farei un caricamento in più, quindi non è proprio il massimo. Ok, molto bene. È andata abbastanza liscia il tutto, non pensavo. Ovviamente la prima volta ci sta che qualche volta voi moriate nel tentativo di recuperare tutte queste cose. Però non demordete, ragazzi. Allora, in realtà vorrei potenziare il Tonitus prima. Perché il Tonitus è un'arma molto buona. 1, 2 e 3. Ora, potrei anche potenziare e portare più 4 la mannaia. Dato che abbiamo un bel po' di risorse. Ok, facciamolo. Col Tonitus non lo so, devo decidere. Andiamo più avanti per il Tonitus. Comunque è un'arma molto buona e utile. Allora, livelliamo adesso. Vogliamo livellare che cosa? Portiamo un po' sulla resistenza e la forza, facciamo così. Ottimo. E dato che ci avanzano un po' di risorse, direi di portare anche il Tonitus a più 4, va. Let's do this. Tanto più avanti troveremo abbastanza frammenti, insomma. Non saranno sicuramente 2 o 3 frammenti gemelli a fare la differenza in questo momento. Per sfuggire dal terribile sogno di questo cacciatore, ferma il contagio delle belve o la notte proseguirà in eterno. Non so se questo l'avevo letto, ragazzi. Questa nota. Bene. Dopo questo successo, io direi di chiudere quel video, perché nel prossimo andremo avanti, esploreremo una nuova area di gioco. Questo è un video extra che ho voluto mettere, un po' più breve, però ci tenevo a creare un video dedicato a quest'area. Insomma, almeno sapete come muovervi e sapete che cosa fare. Dunque,
Per adesso è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così vi raccomando lasciate l'iscrizione al canale, attivate la campanellina per non perdere futuri video, mettete un bel pollice in su, un bel like di sostegno, commentate facendomi sapere cosa pensate del video e della serie, inoltre condividete il video per far conoscere il canale a più persone possibili. Da Umbe è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.